Eccoci qua, ben ritrovati a questo nuovo video che è un complemento al video precedente. Complemento perché nel video precedente avete potuto seguire le spiegazioni e tutti i dettagli sulla login, sull'autenticazione, sulla verifica in due passaggi che Google mette a disposizione per aumentare la sicurezza nell'accesso al proprio account Google. E quindi, se non l'avete visto, appunto, andate a vedervi prima quel video e poi potete seguire questo, che appunto fa capo anche alle conoscenze che avete già acquisito con il video precedente, quindi è proprio a complemento, a completamento del video precedente sui codici di autenticazione in due passaggi. Quindi su cosa sono e su come funzionano non ne parliamo più qui, diamo per acquisito che ormai già lo sappiate o già lo utilizzate questo sistema, e qui ci concentriamo appunto anche come curiosità tecnica sull'attivazione dello stesso sistema per l'accesso al vostro PC. Quindi è possibile con pochi semplici passaggi attivare lo stesso modalità, la stessa modalità di autorizzazione in due passaggi anche per accedere al PC. La stessa cosa, cioè il PC con Ubuntu è un PC, ma può essere anche un server con Ubuntu al quale poi voi accedete magari via protocollo sicuro SSH. Su quel server, se avete attivato il sistema di autenticazione in due passaggi, anche lì funzionerà allo stesso modo. Quindi parliamo del nostro PC, io vi mostrerò il sistema in una macchina virtuale che vedete già qui pronta sullo sfondo, ma in sé PC server non cambia, sempre un sistema Ubuntu è, e su questo sistema con questi passi potete attivare appunto l'autenticazione in due passaggi. Da usare, naturalmente, visto che stiamo parlando del PC stesso, non potete usare il programma di autenticazione, di creazione dei codici sul PC, perché dovete farci la login sul PC, quindi dovete usare per forza o i codici di emergenza stampati su carta o lo smartphone con l'applicativo Google Authenticator. In questo caso, per questa dimostrazione, faccio conto che stiamo usando la modalità normale di utilizzo di questo sistema, quindi con il mio smartphone qui, che ho qui accanto a me, con installata l'app Google Authenticator, con già agganciato questa macchina virtuale, in modo che io possa farvi la dimostrazione. Ecco. Qui, prima di iniziare la parte pratica, vi lascerò in descrizione del video questo paio di link, questa coppia di link con la quale appunto mi sono informato su come si attiva l'autorizzazione in due passaggi su un PC con Ubuntu. Quindi qui troverete le informazioni esattamente come lo trovate io, per comodità ve le lascio, potete informarvi anche voi stessi. Ecco, per attivare... passi per attivare l'autenticazione in due passi, ma insomma, diciamo che è un po' un gioco di parole, ma magari sarebbe meglio scrivere passaggi, ecco, così è una frase un po' più elegante. Passi per attivare l'autenticazione in due passaggi su un PC con Ubuntu. Ecco, prima di iniziare, però, attenzione, mi raccomando, state bene attenti a quello che dico adesso, che ho scritto qui. Se si sbaglia qualcosa in questa procedura, ci si può trovare esclusi dal proprio PC. Questo perché l'autenticazione in due passaggi non perdona, nel senso che se funziona, funziona, se non funziona non riuscite più ad entrare nel vostro PC. Quindi, se intendete attivare questa modalità di accesso, che sicuramente vi aumenta la sicurezza del vostro PC, dovete fare bene attenzione. Non è difficile, basta fare qualche copia e incolla come vedremo e la cosa è fatta. Non è difficile, ma se si sbaglia anche solo una virgola o un carattere, la cosa non funzionerà e non potrete più accedere al vostro PC. Io l'ho provata in questa macchina virtuale, guarda caso non so che cosa ho sbagliato, ma la prima volta che l'ho fatto ho sbagliato qualcosa e non sono più riuscito a accedere. Naturalmente, essendo una macchina virtuale, mi ero creato uno snapshot, un'immagine prima
di iniziare a fare le prove, quindi sono tornato indietro alla situazione precedente nella macchina virtuale, ho rifatto con più attenzione la cosa ed è funzionata perfettamente. L'ho veramente verificata per bene, tutti i passi che ho messo qui sono esattamente quelli da fare affinché la cosa funzioni. Garantito al 100% che funziona, può essere solo un errore di battitura, un errore di copia e incolla che può inficiare il funzionamento di questa cosa, però ci tengo a sottolineare, attenzione, responsabilità vostra, se voi decidete di seguire questa procedura e sbagliate qualcosa, poi non lamentatevi con me perché ve l'ho detto, è una cosa da fare una tantum. Quindi metteteci tutta l'attenzione e la concentrazione necessaria, una volta che attivato poi funzionerà, garantito, ma se sbagliate qualcosa rischiate di restare tagliati fuori dal vostro PC. Quindi se lo fate sul vostro PC fisico, reale, installato vero e non in una virtual box nella quale è facile tornare indietro, o prevedete, comunque spero che lo facciate, il backup dei vostri dati, perché poi installare un sistema, il PC, se non riuscite più a cedervi, lo potete rifare in un attimo. Reinstallate il sistema, reinstallate i vostri programmi, ma sono i vostri dati semmai che rischiate di perdere. Quindi abbiate l'accortezza di essere pronti prima di seguire una procedura di questo tipo. Pronti vuol dire avere i vostri dati salvati da qualche parte, in modo che alla peggio doveste rifare il vostro PC. Disgraziatamente potete poi recuperare facilmente i vostri dati e non perdete nulla se non il vostro tempo per rifare il PC. O usate, che ne so, sistemi tipo, com'è che si chiamano, Clonezilla o quelle cose lì che fanno proprio l'immagine dei dischi uno a uno dei vostri sistemi, in modo che poi potrete eventualmente recuperare esattamente l'immagine a come era prima, un po' come si fa con le macchine virtuali, con gli snapshot, ecco. Però ci perdo ancora un minuto qui, ma attenzione, fate con calma quanto segue qui, i passi che seguono, perché è importante farli giusti, se no sarete nei guai, ma non sarà colpa mia, ve lo dico già. Io vi ho avvisati. Allora, la verifica in due passaggi, malgrado che magari vi ho messo paura un secondo fa, contribuisce ad aumentare la sicurezza per l'accesso al vostro PC, quindi male di sicuro non fa, potrebbe essere una buona idea attivarla. Nell'account Gmail di Google di sicuro, tutta una cosa, interfaccia web, tutto sul web, sicuramente consiglio caldamente di attivare l'accesso in due passaggi. Per il vostro PC personale potrebbe essere discutibile la cosa se bisogna complicarsi la vita con un codice ulteriore, non lo so, però mi sembra che laddove con poco costo, in fin dei conti, con una piccolissima complicazione in più, aumentate di un certo grado la sicurezza di accesso al vostro PC, è meglio averla che non averla, ecco, diciamo così. Quindi, vediamo di procedere. Come prima cosa bisogna installare il pacchetto del Google Authenticator, che è quello che abbiamo già visto in dettaglio nel video precedente, quindi non sto a spiegarvi nuovamente cosa è importante, cosa non è importante e cosa bisogna rispondere alle domande del Google Authenticator qua là e su e giù, perché l'abbiamo già visto nel video precedente. Quindi alla fin fine vi mostro solo per fare mente locale, riavvio questo programma anche se su questa macchina virtuale appunto io l'ho già fatto perché qui è già attivo il sistema di login in due passaggi. Vi mostro solo naturalmente per far mente locale cosa succede, quindi avviate il Google Authenticator, vi appare il codice QR da leggere con lo smartphone per aggiungere il generatore di codici per il vostro PC, in questo caso per questa macchina virtuale, alla app Google Authenticator del vostro smartphone. Quindi generato il codice, letto con lo smartphone, agganciato la vostra user al vostro smartphone, la vostra chiave segreta, eccetera, eccetera, tutto quanto, rispondendo giusto le domande qua sotto, verrà creato appunto il file nella vostra home, che è questo. File. Eccolo qua. Questo file è indispensabile al sistema di funzionamento in due passaggi, quindi serve una volta
finito l'esecuzione di questo programma, che adesso io interromperò qui perché appunto l'ho già fatto, quindi una volta fatto tutto questo, mettiamo icona al terminale, verrà appunto creato questo file nella vostra home, che sarà indispensabile, sarà il file di appoggio con la vostra chiave segreta per il vostro apparecchio, per la vostra user su questo specifico PC. Mettiamo icona anche questo. Ed ecco la parte, diciamo, interessante di questo video è proprio questa, la prossima, quindi non questa prima che conosciamo già, che siamo già pronti col nostro smartphone a generare codici, ma per poter introdurre il codice, per poterli usare, questi codici alla login, quindi all'accesso del nostro PC, della nostra sessione, dobbiamo fare questi passaggi qua. Dunque, dobbiamo configurare il sistema PAM, Pluggable Authentication Module. La sigla è PAM e questo sistema PAM, appunto, è un sistema a moduli che permette di attivare dei sistemi di autenticazione alternativi o aggiuntivi a dipendenza dell'ambito, quindi la login per esempio del PC è un ambito che non è attivato per difetto ma che stiamo per attivare noi. Allora, primo passo, dobbiamo modificare alcuni file di sistema per far intercettare questo nuovo modo di accedere quindi al nostro PC con Ubuntu. Allora, riprendiamo il nostro terminale, magari rendiamo un po' più piccolino, facciamo pulizia e facciamo copia e incolla, proprio dalla descrizione del video, io vi lascerò tutti questi comandi, voi fate proprio copia e incolla di quello che c'è scritto qui, incolla nel terminale. Verrà chiesta naturalmente la password perché sono file di sistema. Ecco, naturalmente io l'ho sbagliata la password, guarda un po', come sempre. E voilà, adesso ci siamo. Ecco questo file, cosa bisogna fare in questo file? Scusate un attimo che si deve riprendere la mia macchina virtuale, ecco che ci stiamo. Come ho già avuto modo di dire, il mio PC qui ogni tanto con le macchine virtuali deve rallentare un attimo, deve riprendersi. Comunque, ecco, ci siamo. Dunque, abbiamo aperto questo file di sistema con tutta una serie, con un contenuto già presente, ma noi dobbiamo aggiungere alla fine di questo file una nuova riga, che è questa, esattamente così come la vedete, quindi fate copia anche di questo e la incollate alla fine del file. In questo caso vengo giù con il cursore, si posiziona nella prossima riga nuova e farei incolla. Ecco, dico ok, qui c'è uno spazio di troppo, vediamo di posizionarla come si deve. Ecco qua, dico farei perché vedete che c'è già questa riga, perché avendo già fatto io questa operazione, in realtà c'è già questa riga, quindi la incollate, la mettete proprio in fondo al file, così, e poi salvate. In questo caso, ripeto, io avendolo già fatto, non salvo, quindi rispondo di no. Poi, e questo è il passaggio necessario ad attivare la richiesta del codice di sicurezza, di verifica, quindi del secondo passo dell'autenticazione alla login. Quindi vedete qui il modulo LikedDM, che è proprio quello che si occupa di farci vedere la finestra di login, quindi gli si dice guarda che c'è anche questo passaggio che devi considerare. Per coerenza e per completezza, e quindi avremo già finito, la login sarebbe già pronta, basta uscire, rientrare dal sistema e vedete che inizierà a funzionare il sistema. Però per coerenza e completezza direi che è elegante o è utile attivare la stessa cosa anche per un altro modulo PAM, che è il GNOME Screen Saver. Cosa vuol dire GNOME Screen Saver? È quella finestra che appare
quando blocchiamo la sessione. Ecco, quando noi diciamo blocca, quindi quando blocchiamo lo schermo, che non siamo presenti davanti al nostro PC, poi quando torniamo davanti al nostro PC, vogliamo sbloccare, appare la finestra che ci chiede la password, che non è quella di login, ma è il modulo GNOME Screensaver che si occupa di gestire questa richiesta di password per sbloccare il nostro PC. E quindi attiviamo la stessa cosa anche in questo modulo del sistema PAM, in modo che sia la login, sia se noi blocchiamo lo schermo e lo sblocchiamo, ci richiede un nuovo codice di verifica per poter sbloccare il PC. Allora, come si fa? Si apre un altro file di sistema che è questo. Quindi facciamo un bel copia. Quindi sfruttiamo l'editor Nano, che è un editor, sapete, di testo a terminale. Non apriamo Gedit, ma per niente, ma sfruttiamo Nano. Ecco, questo è un file con dentro meno roba. E alla fine facciamo di nuovo un bel copia e incolla di questa riga in fondo al file. Quindi ci posizioniamo con le freccette in fondo, con il cursore lì in fondo, e facciamo incolla. Ecco, ancora una volta mi mette dei tabulatori per niente perché incollo dalla mia scaletta, però basta posizionarlo così. Vedete, l'avevo già fatto anche qui ovviamente, quindi non salvo perché sarebbe inutile aver dentro doppia quella riga. Metto no. In realtà voi salvate e confermate con sì, ovviamente. Io metto no per non modificare il file, ma voi salvate con sì per confermare la modifica. Per sicurezza, ripeto, siccome questa procedura è una procedura da non sbagliare affinché funzioni, per sicurezza poi una volta usciti potete sempre rientrare nei due file e verificare se la vostra riga è stata effettivamente aggiunta e salvata. Rientrate, se la vedete vuol dire che il file è salvato correttamente, uscite e siamo a posto. E la procedura è già finita qui, vedete, è molto semplice in realtà. Abbiamo solo dovuto installare un pacchetto del Google Authenticator per crearci il file chiave nella nostra home, tutto sommato, e per crearci i codici di backup, mi raccomando, da salvare a parte al di fuori del PC. Poi, per configurare il nostro account, quindi la nostra user, ad utilizzare la verifica in due passaggi, abbiamo cambiato due file di sistema del sistema PAM, quindi la login e il GNOME Screensaver, che è quello che ci chiede la password allo sblocco del PC. Tutto qui. Adesso basta riavviare il PC e vedere che poi inizia a funzionare tutto il sistema. Ecco, io magari probabilmente è sufficiente chiudere la sessione e rientrare nella sessione, però per sicurezza, per far prendere tutti i file di sistema come si deve, io dico è meglio riavviare il PC. Ho visto anche in pratica, di sicuro se riavviate il PC è meglio. È garantito che poi funziona, ecco. Quindi riavviate il PC e vi ritroverete appunto poi alla schermata di login. Adesso vi mostro cosa succede, cosa cambia rispetto alla login normale. Quindi questo possiamo chiuderlo, questo possiamo chiuderlo. Qui, vabbè, gli aggiornamenti, niente, chiuderemo. Ecco, io avendo già riavviato, provo semplicemente a terminare la sessione, semmai riavvio poi il PC, la macchina virtuale, ma non credo sia necessario. Quindi qui mettiamo da parte la scaletta così vediamo tutta la videata. Adesso qui si sta riavviando la sessione da zero, vediamo un po'. Aspettiamo, eccoci qua. Allora, fin qui tutto normale, eh? La mia user, Nicola Iermorini, e mi chiede la mia password. Fin qui esattamente come sempre. Metto la mia password, faccio enter e voilà, ecco cosa cambia. Vedete? Invece di entrare subito nella mia sessione di lavoro Ubuntu, mi esce un nuovo campo, come fosse della password, e mi chiede verification code, codice di verifica. Adesso io devo prendere il mio smartphone e ce l'ho proprio qua in questo momento. Apro la mia app Google Authenticator e in corrispondenza
del mio account, della mia macchina virtuale che ho aggiunto opportunamente, aggiunto nei passi precedenti, leggo il codice di verifica e lo inserisco. Ecco, in questo momento inserisco il codice di verifica 6 cifre, faccio enter e voilà, vedete che accedo, ma solo dopo aver messo il codice. Adesso aspettiamo che entri, così vi faccio vedere anche a bloccare lo schermo e a sbloccare lo schermo che mi richiederà un ulteriore codice di verifica per sbloccare il PC. Ecco, può sembrare magari a prima vista superfluo quello dello sblocco dello schermo, ma fate conto che voi siete in giro per il mondo con il vostro portatile, magari siete andati a una fiera, a una presentazione, aprite, attivate il vostro portatile, lo lasciate magari su un tavolo, in mezzo al pubblico, bloccate lo schermo e anche se qualcuno per delirio di ipotesi vi indovina la password, dove l'ha rubata la password, gli mancherebbe comunque il codice di verifica che avreste solo voi con il vostro smartphone che avete con voi, eh? Quindi vedete il valore aggiunto della sicurezza. Allora, siamo entrati di nuovo nella nostra macchina virtuale, adesso blocco lo schermo, eh? Come se io mi assentassi, vedete? Io ho bloccato il mio PC, lo lascio lì al bar, diciamo così, volendo esagerare, sempre sperando che non ci rubino tutto il PC, vabbè, facciamo finta, ipotizziamo in un mondo ideale che posso lasciare lì il mio PC acceso, pronto per lavorare al bar, però opportunamente ho bloccato lo schermo. Poi torno e voglio tornare a lavorare e naturalmente esce questa classica finestrella che mi chiede di nuovo la password per sbloccare. Questo è il GNOME Screensaver famoso che gestisce questa cosa. Quindi qui metto la mia password come sempre. Faccio Enter e vedete che invece di entrare mi chiede il verification code un'altra volta. Quindi prendo mano al mio smartphone e vedo che il codice adesso è questo. Allora metto il mio codice. Vediamo un po' se funziona. Faccio di nuovo Enter e vedete che sono entrato. Perfetto. Ho fatto tutto giusto, che è una procedura semplicissima, come avete visto. Sottolineo, fate attenzione a farla corretta, ma è veramente molto semplice, è una questione di pochi minuti. Avete attivato anche sul vostro PC con Ubuntu la verifica in due passaggi per l'accesso, che aumenta sicuramente la sicurezza del vostro PC ulteriormente. Ecco, con questo spero che vi sia piaciuto questo video, che vi sia interessato, che vi abbia stuzzicati magari proprio ad attivare questa verifica in due passaggi, perché con uno smartphone Android o iOS o BlackBerry siete praticamente a posto. Ecco, e con questo vi faccio un bel saluto, ciao ciao e alla prossima!